Una buona serata, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura il bollettino aggiornato dell'emergenza coronavirus con buone notizie perché il mese di aprile si chiude per la nostra regione con l'indice più basso che si è riscontrato rispetto ai positivi sul totale dei tamponi analizzati, 7 su 1035 test, nessun caso nelle ASL di Teramo e in quella Avezzano Sulmona L'Aquila, mentre purtroppo vanno aggiunti al triste bilancio altri 5 decessi. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. 7 casi su 1035 tamponi analizzati, pari allo 0,67% di positivi sul totale. Si chiude con uno dei dati più confortanti dall'inizio dell'emergenza il mese di aprile in Abruzzo. Un mese nel quale mai erano stati così pochi nuovi casi di positività e che fanno salire di poco il bilancio complessivo a 2.930 pazienti affetti da Covid-19. Questo è il responso dei test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti. 306 pazienti, meno 3 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 16, meno 3 in terapia intensiva, mentre gli altri 1593, meno 55 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Continuano però a salire anche le vittime, 5 in più rispetto a ieri, e che portano il triste computo a 320 decessi. 695 sono invece guariti, più 63 rispetto a ieri, di cui 215 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 480 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 37.996 test, di cui 32.608 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 243 si riferiscono alla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, 757 alla ASL Lanciano Vastochieti, 1.292 alla ASL di Pescara e 638 alla ASL di Teramo. I 7 casi di oggi invece sono così ripartiti: 6 alla ASL di Pescara, 1 alla ASL Lanciano Vastochieti, mentre non si registrano nuovi casi nelle ASL di Teramo e in quella Avezzano Sulmona L'Aquila. E i dati che avete appena ascoltato sono stati commentati anche dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, nel punto stampa che si è tenuto questo pomeriggio all'Aquila. Marsilio si è detto chiaramente soddisfatto per i risultati raggiunti in questo fine aprile, con i contagi che dunque tendono a zero. Il presidente ha poi spiegato che entro pochi giorni saranno recapitate agli abruzzesi nella cassetta postale 3 mascherine chirurgiche per ciascun nucleo familiare. La regione inoltre sta predisponendo il pagamento delle prime somme destinate alle famiglie in difficoltà. Sulla questione dei rientri dal nord, poi, il governatore ha garantito che non ci sarà alcuna chiusura delle frontiere come ventilato in altre regioni, ma si stanno studiando dei sistemi per censire le persone che tornano dal nord Italia nella nostra regione. Ascoltiamo tutto nella conferenza stampa del presidente Marsilio. Per scendere al di sotto di questo numero bisogna tornare a febbraio, proprio all'inizio della crescita dei contagi. Sono stati 2 mesi durissimi, marzo e aprile, però dal 1º marzo, oggi è l'ultimo giorno del mese di aprile, come dire, si chiude una sorta, sembra quasi simbolico che si chiuda una sorta di ciclo che ci lascia ben sperare sulle prospettive future per la nostra regione, per il contenimento di questo contagio, per poter finalmente fuoriuscire. Non sarà facile, non sarà scontato, sarà inevitabile magari anzi qualche rimbalzo perché è troppo, come dire, sarebbe troppo bello che non crescesse più e che anzi domani fossero ancora meno e poi zero in tutta la regione. Però ovviamente puntiamo ad arrivarci, il distanziamento sociale, i sacrifici fatti da tutti sta dando i propri frutti e possiamo ricominciare a parlare del futuro. E noi abbiamo pensato che la ripartenza dovesse essere anche aiutata e i cittadini dovessero essere aiutati a proteggersi e a proteggere gli altri attraverso
l'utilizzo delle mascherine, mascherine che oggi è difficile trovare. La protezione civile ha acquistato una partita di 1,5 milioni di mascherine chirurgiche, da oggi in distribuzione tramite Poste Italiane, nel giro di 3-4 giorni tutto l'Abruzzo, tutte le famiglie riceveranno nella loro cassetta postale una busta contenente 3 mascherine. Altra buona notizia è quella che noi possiamo dire che da oggi partono le procedure di pagamento dei bonifici nei confronti delle famiglie che hanno risposto al bando per il bonus fino a 1.000 euro. Con delibera di giunta, approvata l'altro ieri, abbiamo stabilito di dare intanto subito il bonus nella misura massima consentita, cioè 1.000 euro alle prime due categorie, 1.286 famiglie con disabili gravi, 1.712 famiglie con 3 o più persone a carico, fanno quasi 3.000 soggetti. Quello che avanzerà al termine di questa distribuzione verrà distribuito alla terza categoria, cioè le famiglie con almeno 2 persone a carico. Corrisponde al vero che l'Abruzzo intende bloccare i rientri dal nord dell'Italia? Per una regione continentale che ha migliaia di varchi di accesso, pensare di chiudere le frontiere è una follia, cioè una stupidaggine detta più per rassicurare propagandisticamente la popolazione che non altro. Quindi, però siamo preoccupati e stiamo elaborando una misura che potrebbe consistere nel fatto di far comunque censire e dichiarare. Un piano da 300 milioni di euro per tutti i settori messi in ginocchio dalla pandemia Covid-19 è stato illustrato questa mattina dai parlamentari e i consiglieri regionali del Partito Democratico. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. 300 milioni di euro per tutti i settori colpiti dall'emergenza Covid-19 in Abruzzo. È il piano illustrato dal Partito Democratico regionale, frutto di un periodo ampio di concertazione con amministratori, parti sociali, ministri ed europarlamentari. La somma arriva dalla rimodulazione di fondi europei, in particolare quello per lo sviluppo e la coesione, e rappresenta la risposta del PD alle misure varate dalla Giunta Marsiglio con la legge Cura Abruzzo. L'Europa e il governo nazionale danno la possibilità all'Abruzzo di rimodulare risorse aggiuntive per un totale di 300 milioni di euro. La differenza rispetto alle iniziative messe in campo dal governo regionale è sostanzialmente questa. Loro presentano iniziative spot, noi proponiamo un piano organico di 300 milioni di euro. Intanto per garantire ovviamente nella fase 2 tutte quelle iniziative sanitarie, dalla sanificazione, DPI, ai tamponi, al controllo e alla sorveglianza sanitaria. In secondo luogo, noi prevediamo misure di accesso a credito, a fondo perduto, a garanzia che si sposta a livello regionale dall'80 al 100%, all'abrogazione di tasse per quanto riguarda questo periodo locali, fino ad arrivare ovviamente ai settori colpiti come quello del turismo, che deve avere accesso a redditi di emergenza, all'abrogazione delle tasse locali, demaniali per quanto riguarda il balneatorio o della tassa di soggiorno, fino a toccare poi agricoltura, pesca, ovviamente le imprese, le famiglie, gli studenti e per quanto riguarda il diritto allo studio o gli affitti stessi, e toccare le zone rosse e il grande tema della connettività. L'assessore regionale Febo ed il presidente del Consiglio regionale Sospiri hanno dichiarato di voler fare ordinanze per la riapertura anticipata di settori non prevista dal governo. Ieri, ad esempio, lo ha fatto la Calabria, provvedimenti estensivi rispetto ai DPCM, un atteggiamento stigmatizzato dal PD. Il governo regionale della nostra regione si occupa di aprire vertenze politiche con il governo nazionale, insieme alle altre regioni governate in questo caso dal centrodestra, sulla spinta della Meloni e di Salvini, si piegano e aprono un dibattito, un scontro politico con il governo nazionale, governo con il quale poi dovrebbero interloquire per avere appunto le risorse che citavo poc'anzi. E poi questi governi regionali, in particolar modo il nostro e quello di Marsiglio, del presidente Romano, non si occupano di quelle che sono le competenze
competenze della regione. Mi dovrebbe dire perché, per esempio, migliaia di cassa di lavoratori in cassa integrazione in deroga in regione Abruzzo non hanno un euro per colpa della regione. Perché del bonus famiglie che hanno annunciato, alla fine sono arrivate sui 365.000 nuclei familiari solo a 3.000. Su questi siamo tra gli ultimi nel paese. Poi per quanto riguarda invece gli effetti della propaganda politica, sono tutti rivolti allo scontro politico con il governo Conte. Secondo me è molto debole questa tattica e questa procedura. Rischio di conflitti sulle nuove ordinanze dal prossimo 4 maggio fra le amministrazioni locali, che potrebbero voler emanare provvedimenti espansivi in conflitto appunto con la legislazione nazionale e con il rischio che siano bocciati dal governo. Facciamo il punto nel servizio. Sindaco, si avvicina il 4 maggio, inizia la fase 2, c'è però il rischio che ci possano essere delle ordinanze locali un po' più permissive rispetto al passato, che potrebbero essere anche impugnate dal governo nazionale, un po' il contrario di quello che accadeva fino a qualche giorno fa. È paradossale in effetti constatare quando noi sindaci chiedevamo restrizioni e siamo stati definiti sceriffi perché il governo invece era un po' più permissivo. Oggi invece che noi tendiamo a ripartire, sempre ovviamente con le dovute cautele, vediamo da parte del governo invece un'azione completamente diversa, ossia un'azione volta a restringere. Ecco, noi stiamo cercando, come del resto dall'inizio, di ragionare delle misure o delle iniziative che possano in qualche modo rientrare nelle linee dettate dal governo. Al tempo stesso però riteniamo importantissimo oggi mantenere comunque la cautela, lo ribadisco, e quindi pensare sempre alla salute dei nostri cittadini, che è fondamentale, ma anche pensare a quanto da un punto di vista economico sia stato dannoso, insomma, questo periodo di quarantena generale, e quindi stiamo ragionando delle idee che possono sviluppare insomma, oppure far ripartire in qualche modo l'economia, contemperando sempre appunto quello che è giusto che sia, ossia la sicurezza dei cittadini. Si avvicina, come dicevamo, la riapertura un po' delle città anche della nostra regione. C'è il timore che lunedì prossimo possano riversarsi in strada migliaia e migliaia di cittadini? C'è questo rischio, motivo per il quale io nei prossimi giorni inviterò costantemente i cittadini, come fatto precedentemente, a rispettare comunque le prescrizioni. Questo è fondamentale se vogliamo comunque tornare a vivere, ma allo stesso tempo non ricadere in quel tunnel che purtroppo profondo e buio ci ha devastato in queste settimane. Quindi da questo punto di vista il rischio c'è, ma sono convinto che i nostri cittadini, come fatto durante queste settimane, ragionino quello che sto dicendo e quindi si comportino di conseguenza. E a proposito di ordinanze locali, c'è un'ordinanza della regione Abruzzo che prevede la riapertura della possibilità di toilettatura degli animali da compagnia, poi le attività motorie sul territorio comunale, le attività di pesca, le passeggiate a cavallo, l'allenamento e addestramento dei cani, il taglio dei boschi e la raccolta della legna, e poi anche il cibo da asporto con servizio drive-in, possibilità di raggiungere le seconde case per effettuare la manutenzione, di andare in auto insieme o sulle moto in due se si risiede nella stessa abitazione. Queste appunto le misure prese in un provvedimento firmato dal Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, un'ordinanza che consente ulteriori attività di fatto e di fatto garantisce una maggiore libertà ai cittadini. Con un'altra ordinanza il Presidente consentirà l'apertura di vivai e fiorai in occasione della festa della mamma. Il provvedimento è in vigore dalla pubblicazione fino al 17 di maggio. L'ordinanza in ogni caso prevede limitazioni alle attività in questione e chiaramente restano in vigore le misure finalizzate al contenimento del virus a partire dal distanziamento sociale. E la Sevel, che ha appena riaperto i battenti, si ferma sabato 2 maggio per attività di manutenzione. Vediamo il servizio.
La Sevel di Atessa si ferma sabato 2 maggio per fare il punto sulla situazione sicurezza e mettere in atto attività di miglioramento per il contenimento del contagio da Covid-19. La giornata di sabato, dove erano comunque previsti solo 2 turni di lavoro, verrà coperta dalla cassa integrazione. La comunicazione è stata fatta alle organizzazioni sindacali. Il settore CKD, che su 3 turni e 160 addetti alla stratura rifornisce componenti per lo stabilimento in Messico, lavorerà invece regolarmente. Inoltre, previa comunicazione, verranno svuotati gli armadietti degli spogliatoi per essere puliti e riassegnati ai lavoratori. Dopo il blocco deciso lo scorso 17 marzo, la Sevel ha riaperto lunedì scorso 27 aprile con produzione dei furgoni Ducato ridotta del 30%. Ieri sono andati in fabbrica 5.300 lavoratori. Cambiamo argomento, anche quello degli eventi e delle celebrazioni è un settore che è stato duramente colpito dall'emergenza in atto. Per un matrimonio, si sa, lavorano tantissime persone, ma la maggior parte delle coppie ha deciso di rinviare il fatidico sì a momenti migliori. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. La situazione è tragica, siamo fermi. Io sono una wedding planner, quindi organizzatrice di matrimoni che non si possono fare. Un sì senza festa, ci si può sposare ma senza banchetto nuziale. Il coronavirus impedisce anche matrimoni, un duro colpo per tutta la filiera che gira intorno a questi eventi. Location, abiti da sposa, fotografi, fioristi, musicisti, tipografi, tutti si sono dovuti fermare. Il mondo degli eventi è composto da tanti settori che stanno tutti aspettando una risposta certa da parte del governo su come ripartire e quando ripartire. È stato giusto fermarsi, ma è anche giusto ricominciare perché si sa che la stagione degli eventi è questa. Già la primavera è saltata e molti degli eventi sono stati bloccati o rimandati o annullati addirittura. Adesso, in vista dell'estate, cosa dobbiamo fare? Quello che dovrebbe essere un sogno, minuziosamente preparato e rimandato a data da destinarsi. Le spose in questo momento sono veramente scoraggiate, sono tristi, hanno pensato a questo momento da anni e invece purtroppo devono rimandare. Questo dovrebbe essere il periodo clou in cui si svolgono le celebrazioni, ma la maggior parte delle coppie ha rimandato il fatidico sì al 2021. Quasi tutti non si sposano più nel 2020, anche perché non si sa se ci si potrà sposare e soprattutto non si possono fare gli assembramenti, per cui i cosiddetti matrimoni, quelli da 150 persone, 200 persone, tutti insieme che ballano appassionatamente, di certo non si possono più fare. Mica dovremo immaginare una sposa con la mascherina? Ecco, abbiamo anche visto in televisione qualche immagine di chi si è sposato in comune con la mascherina. Ad oggi le spose non l'hanno accettato, e per cui insomma la vedo dura, anche perché tutte le spose vogliono il matrimonio gioioso, bello, divertente, sono i baci, sono i sorrisi, sono gli abbracci che fanno il matrimonio. Per cui, insomma, ad oggi è difficile. Andiamo avanti. Domani 1° maggio e chiaramente ci sono delle tradizioni che, nonostante il coronavirus, vanno onorate. A Teramo chiaramente non si rinuncerà al piatto tipico del 1° di maggio, le virtù, una tradizione antica legata proprio al giorno di domani, un piatto gustoso che quest'anno si arricchisce di un nuovo ingrediente che è la solidarietà. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Non c'è coronavirus che regga. Teramo non rinuncia alla sua tradizione culinaria più antica e raffinata, preparare e gustare una bella scodella di virtù. Le virtù infatti sono il piatto tipico del 1° maggio a Teramo, non sono un minestrone, non sono una zuppa, sono un piatto unico in tutti i sensi. Chef incontrastato della delizia primaverile, Marcello Schillaci, che non potendo riaprire la sua locanda di Porta Romana, si appresta al servizio di asporto. È chiaro che per fare le virtù non si può scherzare, no? Le vere virtù richiedono impegno, passione, amore
tutto quello che poi concerne, diciamo, la tecnica, l'esecuzione. Quest'anno è solo da sport, nella speranza che il prossimo anno, diciamo, si possa tornare a godersene anche sotto questo magico porticato. Questo piatto non è un minestrone, è un piatto che risale alla notte dei tempi, ci vanno 50 ingredienti, anche qualcosina di più per chi ha queste capacità. Chiaramente la storia si rifà a un rito propiziatorio, quando si metteva alla fine dell'inverno e all'inizio della primavera si faceva questo rito propiziatorio mettendo insieme il vecchio e il nuovo. In pratica tutti i legumi secchi, le paste secche, l'osso di prosciutto avanzato dalla stagione passata, con tutte le primizie dell'orto, con tutti gli odori dell'orto. E qui la grande abilità è saper amalgamare i sapori e non far eccedere un sapore sull'altro, voglio dire un piatto che richiede esperienza, tecnica, e tanto lavoro e tanta passione. Le virtù teramane quest'anno si arricchiranno di un nuovo ingrediente, la solidarietà. La locanda della famiglia Schillaci infatti distribuirà piatti caldi gratis a chiunque si trovi in grave affanno economico. Quest'anno io con la mia famiglia abbiamo deciso di fare una cosa che in altri tempi era normalissima, cioè quella di distribuire, di vivere, di condividere il piatto con persone che non avevano la possibilità di poter fare questo piatto. C'era tanta solidarietà in altri tempi, per cui le famiglie più che avevano questa opportunità di fare le virtù si preoccupavano anche di farne un po' di più per poterle poi distribuire ai poveri. Ecco, in un momento come quello di quest'anno, che ha messo un po' in crisi parecchie famiglie sotto l'aspetto economico, noi abbiamo sentito questo bisogno di ripetere una cosa che si faceva in tempi in cui, diciamo, era il caso di farlo, no? Negli ultimi anni il benessere aveva portato un po' a sminuire questa cosa, però le virtù nascono anche sulla base di questo rapporto con i più poveri, la generosità, la solidarietà, era un passo molto importante. Teramo, città piena di virtù. E restiamo in tema culinario. Da lunedì parte ufficialmente la cosiddetta fase 2 e comincerà a lavorare anche il settore dello street food e quindi tornerà nelle strade anche la tradizionale porchetta abruzzese. Potrebbe essere a rischio la tradizionale porchetta abruzzese. Questa infatti sarà un'estate diversa da quelle a cui siamo abituati e anche i cosiddetti paninari lungo la riviera potrebbero non esserci più. Ma allora lo street food è destinato a scomparire? No, assolutamente no. E diciamo che per questi 2 mesi e mezzo è scomparso, perché noi non stiamo lavorando da 2 mesi e mezzo. Però grazie a Dio lunedì si dovrebbe ricominciare a lavorare con la porchetta. Pertanto garantiamo che da lunedì torneremo nei nostri posti, nei mercati che abbiamo, ma soprattutto nei posti fissi la sera, dove si può acquistare la porchetta calda come si faceva 2 mesi e mezzo fa. Anche la porchetta quindi tornerà per strada nella fase 2, ma non senza qualche modifica. Bisognerà adottare tutte le misure per evitare assembramenti e garantire la sicurezza di clienti e operatori. Dobbiamo attuare tutte le norme e le misure di salvaguardia, la sicurezza, mettere i clienti, diciamo, in sicurezza, e noi usare tutte le forme giuste per attenerci alle nuove norme, alle nuove normative, insomma. Quella di Genobile è una delle porchette più iconiche d'Abruzzo, ma l'azienda si ramifica su diversi settori. Con l'emergenza coronavirus ci si è dovuto attrezzare con le consegne a domicilio e anche gli abruzzesi cominciano a comprare online perfino la carne. Catering e porchetta distrutti completamente. Invece la macelleria, ci siamo reinventati un sistema nuovo di lavoro, grazie a Dio, per tenere il locale aperto, per tenere un po' gli operai anche impegnati la mezza giornata, e abbiamo attuato la consegna a domicilio che funziona alla grande. Anzi, sono convinto che dopo, inutile una frase inflazionata, dopo di questo tutto cambierà, ma sono convinto anch'io. Sicuramente nella mente della gente, nell'idea della gente, sta maturando la possibilità di acquistare online, diciamo, anche la porchetta, i salumi, la carne, tutto quello che è attinente. Cambiamo decisamente registro. Fra le conseguenze dell'emergenza Covid c'è anche l'aumento purtroppo delle violenze domestiche, soprattutto nell'Aquilano. Vediamo il servizio di Germana Dorazio.
Tra gli effetti della chiusura forzata dell'emergenza del coronavirus sembra registrarsi un acuimento delle violenze domestiche. Un 35enne aquilano è stato posto in arresto in un luogo di cura per violenza domestica, appunto. La sezione reati contro la persona della squadra mobile della Questura dell'Aquila ha seguito un'ordinanza cautelare disposta in seguito alle ripetute occasioni in cui l'uomo si sarebbe accanito con insulti e parolacce, ma anche con strattonamenti e spintoni contro la propria madre, allo scopo di ottenere del denaro da utilizzare poi per l'acquisto di alcol e stupefacenti, di cui l'indagato è dipendente. È stata proprio la donna, dopo i ripetuti episodi di violenza, a rivolgersi alla Polizia di Stato, che ha accertato quanto avveniva all'interno delle mura domestiche. Il provvedimento cautelare si è reso ancor più necessario, appunto, in considerazione dell'attuale situazione di convivenza forzata dovuta all'emergenza da Covid-19, situazione che avrebbe potuto esacerbare ulteriormente la delicata situazione familiare ed esporre così la donna a più gravi forme di violenza. Sempre nell'ambito della Questura dell'Aquila, cambio al vertice del compartimento della Polizia Stradale per l'Abruzzo e Molise. Il dirigente superiore della Polizia di Stato, Paolo Fassari, è il nuovo dirigente del compartimento della Polizia Stradale per Abruzzo e Molise. Laureato in giurisprudenza, originario di Catania, 59 anni, entrato in Polizia nel 1985, il dirigente proviene da Padova, dove ha ricoperto l'incarico di questore per oltre 2 anni. Paolo Fassari è stato in precedenza anche dirigente della sezione della Polizia Stradale di Reggio Calabria e Napoli, nonché dirigente del compartimento Polizia Stradale Puglia e Piemonte Valle d'Aosta. La cronaca ci porta a Lanciano. Dai social lo scontro è diventato fisico con una zuffa davanti al cimitero di Lanciano. Ricoverati 2 ventenni al pronto soccorso del Renzetti e sull'episodio indaga la polizia, vediamo. È accaduto alle 8 del mattino al cimitero di Lanciano. Protagonisti dell'episodio di cronaca al vaglio del commissariato di pubblica sicurezza sono 2 giovani che hanno iniziato ad azzuffarsi in via del mare. La lite sarebbe scaturita da una richiesta di chiarimenti da parte di un 25enne lancianese nei confronti di un 27enne detenuto nel carcere di Villa Stanazzo e con il permesso di lavoro come operaio nella cooperativa di servizi cimiteriali. Tra i due, riferiscono dal commissariato, ci sarebbe stato precedentemente uno scambio di messaggi sui social che poi è degenerato nello scontro fisico. Dopo la scazzottata in via del mare, il 27enne sarebbe fuggito verso il cimitero di via della Pace, mentre il 25enne lo inseguiva in auto. Il primo è riuscito a rifugiarsi nel camposanto, chiuso a causa dell'epidemia da coronavirus, varcando il cancelletto pedonale, mentre il secondo ha terminato la sua corsa schiantandosi con la Micra Nissan contro la cancellata in ferro. All'arrivo della volante, i due sono stati trovati sporchi di sangue in volto e con vistose macchie sugli abiti. Dopo le prime medicazioni del personale del 118, entrambi sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Renzetti per accertamenti. Il commissariato di Lanciano, con la dirigente vicequestore Lucia D'Agostino, indagano per ricostruire l'accaduto e accertare i fatti. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi, oltre alla polizia penitenziaria. Passiamo allo sport. Se il protocollo per la sicurezza della Federcalcio non dovesse superare l'esame del Comitato Tecnico Scientifico, il governo decreterà lo stop dei campionati. Questo quanto affermato dal ministro dello sport Spadafora. Sentiamo il servizio. Continua il ping pong che caratterizza il dibattito sulla ripartenza del calcio italiano, con il ministro dello sport Spadafora che parla di sentiero sempre più stretto per la ripresa del campionato, forte anche della decisione presa dal governo francese che ha dato lo stop ai campionati, e il presidente federale Gravina che però ribadisce un concetto, cioè che non sarà lui a firmare per la sospensione definitiva dei campionati, perché gli interessi economici in ballo sono consistenti e perché la Federcalcio ha messo nero su bianco un protocollo per la sicurezza. E la partita ora si gioca tutta lì, perché il protocollo non ha ottenuto la validazione del Comitato Tecnico Scientifico, che lo ritiene debole in alcune parti, ed è ora aperto un confronto tra il CTS e le varie componenti del calcio. Se si troverà un punto d'incontro e il protocollo revisionato avrà l'ok, bene, altrimenti, nel caso in cui il documento venisse definitivamente bocciato dal Comitato Tecnico Scientifico, sarà il governo a dare lo stop ai campionati. Lo ha confermato stamani nel corso della trasmissione Mi Manda Rai 3 il ministro Spadafora.
Diciamolo chiaramente, se questo protocollo troverà una sintesi, un accordo tra Comitato Tecnico Scientifico e FIGC, gli allenamenti riprenderanno e questo sicuramente avrà un riflesso anche positivo sulla possibile ripresa dei campionati. Viceversa, sarà il governo a decretare per motivi di evidente emergenza sanitaria, per motivi di evidente e incontrovertibile emergenza sanitaria mondiale, la chiusura del campionato, anche creando nei limiti del possibile quelle condizioni affinché il mondo del calcio paghi meno danni possibili, alla pari tutte le altre filiere produttive del paese, i danni di questa emergenza. Nel frattempo il consiglio direttivo della Lega di Serie B, con la partecipazione in videoconferenza anche del presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, in qualità di consigliere, aveva deliberato all'unanimità la necessità, per concludere l'attuale stagione sportiva, di avere a disposizione almeno 3 mesi dal nulla osta governativo sulla ripresa degli allenamenti, con il termine della stagione che di conseguenza potrà essere fissato e individuato nei periodi delle date finali delle competizioni UEFA. Questa è la principale delle diverse istanze che la Lega di Serie B porterà al Consiglio federale del prossimo 8 maggio, anche se c'è ora il rischio concreto della sospensione decisa dal governo e, nell'eventualità, bisognerà capire le conseguenze di una tale decisione, poiché sarebbe difficile immaginare la prosecuzione di questa stagione a settembre, quando semmai prenderebbe il via quella nuova. Alla finestra restano ovviamente anche il Teramo in Lega Pro e le 6 squadre di Serie D in quota Lega Nazionale Dilettanti. Il TG6 termina qui, a me non resta che augurarvi un buon proseguimento con la nostra programmazione. Se volete on demand poi ci sono i nostri servizi, come sempre su YouTube, sul nostro canale e sul sito tv6.it. Buona serata.